Per parlare del video di oggi vorrei iniziare con una leggenda. Questa leggenda racconta di una epidemia malarica che si era svolta ad Oristano. Questa leggenda dice che proprio Santa Giusta, la patrona della città, scese dal cielo e cominciò a piangere e a pregare e a intercedere verso Dio per aver pietà di questo popolo sfortunato. E si dice che dove caddero le lacrime sorsero delle pianticelle che germogliarono ricoprendosi di foglie e di frutti. Era la vernaccia di Oristano. Al di là di questo aspetto mistico e leggendario, noi sappiamo che la coltivazione a vernaccia nella Valle del Tirso è antichissima. È proprio nell'area di Cabras, che ormai diventa il centro viticolo più importante per la vernaccia di Oristano, in un sito vicino, che è il sito archeologico di Sa'osa, sono stati ritrovati dei vinaccioli che risalgono all'epoca nuragica, a 2000 anni. 2000 avanti Cristo. Quindi questi vinaccioli hanno grandi affinità con i vinaccioli dell'attuale vernaccia d'Oristano. Quindi possiamo quasi affermare che la vernaccia è autoctona a tutti gli effetti e che se non fosse tale, sarebbe arrivata attraverso i Fenici. Sta di fatto che ormai, possiamo dire dopo 4.000 anni, possiamo dire che è un vitigno che racconta l'essenza di questa terra, l'essenza di questa civiltà che nasce intorno a questo grande porto della Sardegna occidentale, che è Tarros. Ed è proprio intorno a Tarros e nella penisola del Sinis che si coltiva la vernaccia d'Oristano. Il suo nome deriva dal latino vernacula, cioè vino locale. La prima citazione l'abbiamo nel 1327 in un breve di Villa di Chiesa, oggi conservato ad Iglesias. Ma anche il periodo della giudicale, della giudichessa di onore d'Arborea, attraverso la cosiddetta carta de logu, che andava a legiferare e in qualche maniera a stabilire certe regole anche agricole, si parlava di impianti di vitigni in terreni incolti, regolati a severe leggi in questo territorio, dove probabilmente la vernaccia ne era protagonista. Nel percorso storico vediamo che ha avuto degli altalenanti momenti. La vernaccia di Oristano le vigne furono distrutte con l'arrivo al Filosserico, fu ripreso i suoi impianti e con una forte anche incremento produttivo nel secondo dopoguerra. Nel 1171 arriva la prima DOP della Sardegna e è protagonista al vernaccia d'Oristano, quindi ha un primato regionale. Negli anni 70 si contavano 1500 ettari di vernaccia d'Oristano, per arrivare a oggi che siamo 400, 430, 450 ettari circa. Il calo della produzione è che dettato forse da una perdita di interesse a parte di consumatori, ma anche molti produttori hanno un po' abbandonato l'amore per la vernaccia d'Oristano. La zona di origine, dove ancora si produce, è sempre la bassa Valle del Tirso, in quattro sottozone: San Vero Miris,
Sola Russa, Simagis e Oristano. Due terreni su cui si coltiva la vernaccia, i cosiddetti Gregori, i terreni che sono formati durante le alluvioni più antiche, con scarsa fertilità, dove abbiamo la miglior vernaccia, e i Bennagi, i terreni più vicini al fiume, più profondi, più freschi e di maggior fertilità. Ma l'azienda sulla quale, su cui la vernaccia ha sempre potuto contare per la sua notorietà, è un'azienda nata nel 1898. 122 anni di storia. È l'azienda Contini. L'azienda Contini che mantiene viva questo orgoglio oristanese di produrre vernaccia oristano a Cabras. L'azienda nasce con Salvatore, poi Attilio Contini, di cui è il fondatore vero e proprio dell'azienda, per passare poi a Paolo, che ho conosciuto, carissima persona, e poi i nipoti Alessandro e Mauro, che oggi insieme a Paolo conducono l'azienda. In questi 122 anni di storia, per Contini un unico obiettivo, la vernaccia d'oristano, la passione di questo oro di Cabras. Eccola qua la nostra vernaccia. Come si produce? Qui c'è bisogno di una particolare attenzione, perché in realtà la lavorazione di questa vernaccia, che troviamo scritto Flor, è particolarissima ed è uno dei casi enologici fra i più intriganti che abbiamo in Italia e anche in Europa. Chiaro che la vernaccia produce rese bassissime, si arriva a malapena 50 quintali per ettaro. Si vinifica in bianco, fermentazione del proprio controllata, poi la vernaccia viene trasferita in botti di castagno e di rovere, che rimangono scolme per circa il 20% della loro capienza. Sosterrà 4 anni in queste botti. Ma perché lasciare i botti scolme? Perché lasciare questa fascia di che fra la botte e il vino? Cosa succede? E abbiamo un fenomeno che solamente in poche aree del mondo si manifesta: la presenza del velo de flor. È la flor. Cos'è questa flor? È altro che i Saccharomyces cerevisiae, che formano, galleggiando sul vino, uno strato bianco-giallastro che protegge il vino dall'ossidazione. Però questo, il nostro Saccharomyces, questi lieviti hanno bisogno di un ambiente di respiro, che sono aerobici, ecco perché galleggiano. Però la flora si manifesta su un range alcolico ben definito, perché il vino non deve superare i 16 titoli alcolometrico, perché la flora morirebbe, ma non deve essere sotto i 14,5, perché se no questo spazio di ossigeno potrebbe far innescare una contaminazione di acetobacter, cioè potrebbe diventare aceto. Quindi un gioco quasi di precisione, di mantenere il vino, che in questo caso è 15 alcolometrico, alcol del tutto naturale, non è alcolizzato come succede a Jerez della Frontera, dove ci aiutiamo con l'aggiunta di alcol. Qui nel vernaccio oristano d'alcol è naturale, è il suo, prodotto dalla fermentazione alcolica. Perché è interessante l'interazione della flor con il vino? Perché innanzitutto i lieviti, che hanno già trasformato lo zucchero in alcol etilico, quindi non c'è più zucchero nei residui, cambiano regime di metabolismo. Entrano in una seconda fase di vita,
in cui la flor, utilizzando l'alcol etilico, produrrà acetaldeide che caratterizzerà il profumo del futuro vino quando uscirà nella bottiglia e nel bicchiere. La perdita di alcol potrebbe in qualche maniera far perdere forza al vino, quasi annacquare la vernaccia, ma non è così, perché l'acqua, grazie anche alla temperatura esterna, evapora dal legno delle botti. Ecco perché usare il castagno, perché è più poroso, fa evaporare acqua e mantiene lo status alcolico del vino. Ed è per questo motivo che non lo possiamo affinare in acciaio, perché non c'è questo scambio con l'esterno. E ora, dopo questa premessa, scusatemi, anche un pochino complessa, però è necessaria, perché questo è un vino straordinario e la sua particolarità la possiamo già vedere dal colore, che è brillante, questo giallo ambrato topazio di grande luminosità. L'impatto sappiamo già che è un impatto importante e ampio, perché descrivere i profumi da vernaccio oristano non è facile. L'incipit olfattivo è sentore di mandorla, poi la scorza d'arancio, la noce. Io non sto muovendo il bicchiere perché da solo il vino riesce a esprimere questo suo ventaglio olfattivo con il fico secco, il dattero, la giuggiola, all'albicocca disidratata. Ecco, girando, il profilo un po' cambia sul miele, questo miele di castagno, nota speziata di liquirizia, di cannella, di caffè, caramella mu, nota di caramello, caramella mu. Ecco qua, che leggermente emerge poi dei tocchi salmastri, quasi iodati. È veramente interessante, è un vino che sul quale indugio nel degustarlo, perché l'aspetto olfattivo è talmente attraente ed è dolcissimo, dolcissimo. Però la vernaccia ci rivelerà un segreto quando arriverà in bocca. Che questa dolcezza che ci avvolge, si incinebra il nostro naso, non sarà così dolce al gusto. Eccolo qua, vino decisamente secco, decisamente secco, caldo, di grande volume, di grande possenza, ma che attenzione, con questa sua avvolgente morbidezza che ci crea quasi una nota patinosa in bocca, quasi grassezza gustativa, ha un grandissimo respiro salino finale che ci fa salivare e che ci rimette in discussione questo aspetto morbido e ci stempera un po' la nota calorica. Veramente interessante. Quello, il nostro filo conduttore che abbiamo dipanato inizialmente nella fase olfattiva, si ripresenta nella sua aromaticità ancora il più importante. In bocca gli aromi sono il croccante, sentori del croccante di fiede a fiera, no? Il croccante di mandorla. Addirittura anche
note di che ricordano il brigidino. E poi la liquirizia, la liquirizia, la liquirizia, il miele di castagno, il caffè, il tabacco. Una pile lunghissima, interminabile. Ecco, qui l'abbinamento è un abbinamento non facile. È chiaro che gli amici, i miei amici di Oristano, quando mi hanno offerto a loro, sempre la loro vernaccia, per loro è un aperitivo. O addirittura lo abbino con gli amaretti di Oristano. Però io lo vorrei vedere sotto due duplici abbinamenti. Uno con un bellissimo fiore sardo stagionato, questo bellissimo pecorino meraviglioso. O come dice il mio amico e campione Andrea Balleri, giocando attraverso la temperatura di servizio, poterla abbinare su un nuovo altegamino con delle scaglie in bottaglia di muggine. Scaglie di bottaglia di muggine, non grattugiata, scaglie. E lega ancora un concetto territoriale, dove l'oro liquido di Cabras e la vernaccia, l'oro solido è la bottarga dei bugie, l'oro di Cabras, la bottarga che i produttori producono a Cabras. Viva la vernaccia d'Oristano!